Una partita che ha ben poco da dire in casa a Giulianova dopo la notizia del blocco dei play-out. Mister Bitetto, che sconta la sua seconda ed ultima giornata di squalifica, deve rinunciare a Tipaldi infortunato, al suo posto gioca D'Antonio. In panchina vanno anche Massetti e Barlafante, rimpiazzati dal rientrante De Cerchio e Forcini. Altre ambizioni invece per il Campobasso, che vede sempre più vicino il traguardo della Serie C. Cudini squalificato deve rinunciare a Esposito e Brenci, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Nel 4-3-3 c'è l'ex di turno e giuliese Doc Bontà a centrocampo, mentre in avanti a formare il tridente tocca a Cogliati di Domenico Antonio e Vitali. Pronti via e i molisani provano a mettere subito a loro favore la contesa, al settimo minuto, quando Cogliati si libera in area di rigore, ma al momento del tiro viene chiuso da Ferrini, che ci mette una pezza. Anche il Giulianova prova a mettere paura alla capolista con un cross dalla tre quarti di Cipriani, con Paudice anticipato in corner dalla difesa molisana. Ancora abruzzesi due minuti più tardi con un'azione fotocopia a quella precedente, questa volta l'assist è di Tedone. Paudice in aria gira bene di testa, ma la risposta di Raccichini in angolo è super. Non è il solito Campobasso, la capolista fatica a superare il folto attento centrocampo giallorosso, che sul finale di primo tempo ha di nuovo l'opportunità di portarsi in vantaggio con Cipriani, ma il tiro del classe 2001 è preda di Raccichini. La ripresa comincia subito con un cambio tra le fila rosso-blu, con Rossetti che va a prendere il posto di Di Domenico Antonio, sarà la mossa vincente di Cudini. Come nel primo tempo riparte forte il Campobasso, che si affaccia in area avversaria già al sesto minuto con Cogliati, il suo tiro a botta sicura e deviato da Mora con un intervento di puro istinto. Preme ancora la formazione molisana, che passa in vantaggio al 18° proprio con Rossetti, il quale riceve da Cogliati in area di rigore. Il suo tiro trova anche la deviazione di un difensore giuliese con la sfera che termina la corsa alle spalle di un incolpevole Mora. E un Giulianova in balia del Campobasso in questa ripresa. I rosso-blu potrebbero raddoppiare con l'ex di turno Bontà, ma il suo colpo di testa è respinto da un attento Mora. Poi la sfera finisce sui piedi di Ladu, ma il suo tiro termina alto. I giallorossi sono piuttosto sterili nella ripresa e la conferma lo dà il calcio di punizione battuto da Cipriani, che non crea nessun pericolo alla difesa rosso-blu. Cerca di chiudere la partita il Campobasso per evitare pericoli sul finale di gara, così alla mezz'ora Candellori dalla distanza testa tutta la bravura di Mora, poi Rossetti a giro calcia fuori. Il Campobasso cala di attenzione e il Giulianova prova ad approfittarne soprattutto in pieno recupero. Prima con Paudice, la sua conclusione dal limite dell'area di rigore impegna in due tempi Raccichini, molto fortunato un minuto più tardi, sulla punizione di Massetti, palla che bacia la faccia del palo, poi la sfera sbatte sulla schiena dell'estremo ospite per finire sul fondo. Finisce così, dopo 5 minuti di recupero, con la festa del Campobasso che fa un altro piccolo passo verso i professionisti. Esce tra gli applausi il Giulianova, che nonostante il nettissimo divario in classifica avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più. Abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo fatto 60-70 minuti a grandi livelli abbiamo fatto. Purtroppo poi c'è stato quei 20 minuti del secondo tempo dove siamo un po' scesi, un po' mettici il caldo, un po' mettici qualche giocatore nostro che non stava al 100%, e quindi il Campobasso, che lo sappiamo tutti, è una grandissima squadra, una buonissima squadra, e ha iniziato a fare il suo gioco. Noi guardiamo partita per partita e ci siamo predisposti ad arrivare a una classifica dove adesso non la guardavamo prima e non la stiamo guardando neanche adesso. Quindi guardiamo partita per partita e pensiamo a mercoledì già a ricaricare le batterie e pensare all'Agnonese. Sapevamo della difficoltà, soprattutto sapendo di giocare al Fatini, no? Il campo è un campo piccolo, il Giulianova ha dimostrato di avere voglia, perciò se con questa voglia può mettere in difficoltà chiunque. Noi magari non siamo stati brillanti come le altre volte, ma il peso della classifica le partite cominciano ad essere troppo importanti, siamo quasi agli sgoccioli, però siamo contenti di questa vittoria. Ecco, abbiamo visto sugli spalti mister Cudini a volte anche sbracciarsi più del solito, non era tanto contento soprattutto nel primo tempo? No, non è per il discorso del primo tempo meno, normale, quando un allenatore, poi calmo come sempre Mirko, cioè, sedersi in tribuna non è da lui, perché poi lo scorso settimana non è che ha fatto qualcosa che dove si meritava tre giornate, però hanno deciso così, perciò è anche il nervosismo che salda fuori. Vederla da lontano dalla panchina è più difficile.